Siamo qui riuniti per celebrare il battesimo di Atena. Arriverà forse quel giorno in cui avrò dei bei capelli in video, ma non è oggi. È già tanto che riesco a tenere il cane mentre sto studiando e bevendo il tè. Tolgo gli occhiali anche se sono una talpa e quindi non vedrò assolutamente niente. Sono qui per fare un video molto importante, per appunto introdurre nel mio canale, anche se c'è già stata in qualche video, la mia piccola pallina. In realtà è un po' stonata perché è piccola, ha 2 mesi. Ed è nata il 21 marzo, cioè il giorno di primavera, cioè in realtà è nata a marzo, non so in che giorno, perché è una trovatella. Però con la veterinaria, insomma, mi ha detto scegli un giorno di marzo. Io ho scelto il giorno... in realtà non è proprio il giorno di... Vabbè, insomma, il 21 marzo. Allora, Atena, mentre rimane qui, mi sa a dormire, ma sta dormendo. Purtroppo è un po' rimbecillita, anche perché aveva una zecca enorme e io l'ho tolta. Forse è confusa. In ogni caso, Atena è la mia cucciola. Allora, vi racconto un po' la sua storia, se lei, diciamo, apprezza stare qui in braccio, altrimenti non la costringo e la lascio andare. Stavo dormendo e si è svegliato solo perché io ho fatto casino prendendo la Reflex, quindi probabilmente vorrebbe tornare a dormire, sì. In ogni caso, appunto, giovedì scorso, Romolo mi ha chiamato dicendomi che appunto davanti al suo cancello avevano abbandonato 6 cuccioli. Ovviamente io, cioè, da una parte felicissima, dall'altra ero molto molto triste perché ho detto sti cuccioli bene non finiscono. Romolo però si è dimostrato tipo la persona migliore del mondo, come ho detto in un video, sì, nel video scorso. E li ha presi con sé, li ha curati, ha preso tutti gli ingredienti per fare il latte. Io sono tornata da Cosenza il venerdì, sono andata ovviamente subito da lui, mi è venuto a prendere, siamo stati insieme. E io quando ho visto quei cuccioli, raga, stavo impazzendo, cioè ero felicissima. Anche se non tutti si facevano avvicinare, però la prima in assoluto che ho visto è stata Atena. In realtà mi avevano detto che era un maschio perché pensavano che fosse un maschio, insomma, non si era capito bene. Io non ho nemmeno controllato perché alla fine per me è un cucciolo e altro. Solo che per me è stato amore a prima vista. In realtà non è che era tipo la più bella tra i cuccioli, anzi, probabilmente chiunque altro avrebbe scelto gli altri fratellini che avevano tipo il pelo bianco riccio, tipo di piccoli maremmani. Però io ho preso lei perché è stato proprio tipo proprio amore a prima vista, raga. E poi è stata la prima a cui ho tolto le zecche, perché lì quel giorno abbiamo tolto forse tipo 20-30 zecche, non lo so. A tutti i cuccioli li abbiamo dato da mangiare, insomma, così adesso ce li ha lui. Mentre stavamo andando, però, io ero tipo felicissima e mi sono messa a piangere pensando a quei poveri cuccioli. E lui mi ha detto: senti, ma che ne pensi di prendertene uno? Perché io lì, sì, sto parlando proprio di te. Perché io lì mi sono messa tipo a piangere, ve lo può confermare Romolo. Mi sono messa a piangere come una stupida. E gli ho detto, guarda, è il mio sogno, però purtroppo non posso. Quel non posso è stato scaturito dal fatto che io d'estate, dove me lo metto? Perché i miei genitori non vogliono assolutamente un cane. Per chi non lo sapesse, io sono una fuorisede, quindi studio a Cosenza, benché io sia di Catanzaro. E a Cosenza ho una casa in cui vivo dal lunedì al venerdì, poi il venerdì scendo da appunto Roma e la mia famiglia, e il lunedì risalgo a Cosenza appunto per frequentare le lezioni. E dato che i miei genitori non vogliono i cani, vabbè, nel weekend se ne potrebbero occupare le mie coinquiline, ho pensato, però, cioè, d'estate, a Natale, dove lo metto? E niente, all'inizio è stato un po' così, mi ero molto presa a male. Nella mia testa c'era solo Atena, che appunto avevo chiamato Balto, perché pensavo fosse un maschio. E niente, praticamente lui mi fa, dai, dov'è il problema? Ce la puoi fare, sono sicuro che comunque tu saresti la cosa migliore per lui. Cioè, lui mi ha detto delle parole così belle che alla fine ho detto, guarda, il problema è che d'estate non, cioè, non avrei idea di dove metterlo e non lo darei a nessuno. E lui mi ha detto, lo posso tenere io. Quando Romolo mi ha detto queste cose, io, cioè, più felice di me, non c'era davvero nessuno. Perché, raga, cioè, voleva dire che io avrei potuto prendere un cuccio. Ma tu vuoi scendere? Non ti capisco, nel senso sembri un po' floscio. Magari la faccio scendere. Si vuole scendere. Fatto sta che praticamente, piccola, che c'è? Vuoi tornare in braccio? Non sto capendo. No, si è messa a dormire, ok. Fatto sta che appunto, cioè, se io avessi preso un cane sarebbe stata Atena, proprio perché non era tipo la più bella fra tutti, ma era proprio quella che mi aveva colpito. E niente, vabbè, alla fine io sono andata tutti i giorni da questi cuccioli e assicurandomi che stessero bene insieme a Romolo, gli abbiamo comprato croccantini, cuccia, insomma tutto il necessario. E alla fine ho preso Atena e l'ho portata con me a Cosenza. Domenica sera siamo arrivati.
Che mi guardi? Non sto parlando con te. Mi guarda. Siamo arrivati a Cosenza domenica sera e lei era tipo, cioè, terrorizzata, credo, perché l'avevo portata via dai fratellini e un sacco di altre cose. Purtroppo appunto questi cuccioli sono stati abbandonati, quindi non ho idea, nessuno ha idea di che, diciamo, dimensione diventino. Comunque sì, si può avere una previsione sicuramente grazie al veterinario eccetera eccetera, ma non possiamo essere certi né di quali fossero i genitori né di che taglia insomma diventi. La veterinaria mi ha detto che dovrebbe rimanere piccolina, quindi sui 11-12 kg, però insomma quello che è alla fine. Poi io comunque ho sempre voluto un cane grande, quindi se diventa grande anche meglio, se diventa piccolo va bene comunque, anche perché lo possiamo tenere in casa, è più semplice da gestire eccetera eccetera. Detto questo, siamo appunto arrivati qui, io tipo preparatissima, cuccia, guinzaglio, cose, anche se appunto io non gli tengo il guinzaglio assolutamente. E niente, si è dimostrato da subito un cane. La prima sera in realtà è stata a dormire e basta, super diffidente, antisocial proprio, zero. Già il giorno dopo mi seguivo ovunque, non mi ha fatto la cacca assolutamente dentro, ha pianto davanti alla porta affinché io la potessi far uscire, perché io abito a piano terra, quindi comunque fuori il giardino, e lei non mi ha mai fatto la cacca dentro, la fa sempre davanti il giardino, cioè la fa sempre in giardino, e l'unico problema infatti è che essendoci abituato a farla in giardino e non volendola fare dentro, perché i cani non fanno la cacca, cioè quando capiscono che quello è il posto in cui tu dormi e vivi, non fai lì la cacca ma ti allontani per farla, motivo per cui lei ha capito che la casa è il posto in cui lei deve vivere e quindi la cacca la vuole fare fuori. Questo però, cioè, è anche un problema per adesso, perché è piccola e ancora non si è data degli orari, ovviamente deve rispettare il suo orario biologico e quindi quando gli viene di fare la cacca lei la deve fare. E non volendola fare dentro, la notte piange tantissimo perché vuole essere portata fuori e per fare la cacca fuori, quindi per adesso c'è questo problema della notte, però si abituerà, gli darò degli orari diciamo, e lei si abituerà, li rispetterà ovviamente. È un cane super super super, non dico educato, però cioè sembra di sì, perché nel senso non è che l'ha educato qualcuno, però vi faccio un esempio, c'è il divano, no? Lei non riesce a salire. Sembra che qualcuno l'abbia educata a far, cioè, non lo so raga, ma si fa capire in tutto. E in più io ho messo tipo una piattaformina e lei ha capito da subito che può usare quella per salire e per scendere. E non è una piattaformina piana, è tipo lo step, quello lì per fare gli esercizi. Lei ha capito che salendo su quello basso l'altra parte si alza e lei può salire sul divano. Cioè raga, è una cosa che nemmeno un bambino capirebbe. E quindi il bue è troppo intelligente. La notte appunto purtroppo piange perché vuole essere portato fuori, ma per me non è nemmeno un grosso problema, perché essendo che abito a piano terra, io non la voglio abituare né al guinzaglio né al collare, alla vetturina, quello che è. Ovviamente so che quando cresce devo metterle il collare, ma ancora è piccola, perché appunto al collare voglio mettere il mio numero di telefono qualora scappasse, anche se so perfettamente che non lo farà mai. Però appunto per adesso non le tengo niente, infatti ovunque io la porti mi segue benissimo, e quando io gli dico di no, quello che sta facendo smette di farlo, perché sa che non deve farlo. Quindi questa cosa mi rende troppo felice, perché mi ha preso come sua mamma, come suo punto di riferimento, quindi anche in casa mi segue ovunque, e dato che è molto piccola ancora, tipo quando devo stendere i panni devo sempre fare attenzione al fatto che non sia fra i miei piedi, perché ci inciampo dentro, perché mi sta proprio davanti. L'ho portata dal veterinario, sta benissimo, abbiamo fatto anche le analisi della cacca e raga, cioè non ha nemmeno i vermi, non so come sia possibile, l'hanno abbandonata in mezzo alla campagna, non ha nemmeno i vermi, non ha nemmeno le pulci. Quando l'abbiamo trovata avevano molte zecche, però io le ho tolte a tutti i cuccioli, tanto che abbiamo preso una bottiglia del sugo, vuota ovviamente, lavata, e abbiamo riempito, cioè l'abbiamo messo tutte lì, alla fine in quella bottiglia c'erano tipo 30 zecche, uno schifo assurdo raga. E dunque questa settimana, oggi è venerdì 17 maggio, quindi la prossima settimana conto di andare a fare il vaccino. E niente, sono molto felice di ciò. Avere un cane comporta dei sacrifici, ad esempio questo weekend è il primo weekend in cui io non scendo da Romola e la mia famiglia, ed è molto strano per me, molto anche, cioè da una parte è brutto perché mi manca Romolo, sicuramente la domenica mi mancherà stare con la mia famiglia, con i miei nonni eccetera, però so che lo sto facendo per Atena, lo faccio solo per questa settimana perché è la prima settimana e quindi insomma non vorrei lasciarla. Poi il prossimo weekend, dato che saranno passati 15 giorni,
io comunque scendo venerdì, risalgo la domenica, lascerò Atena qui tranquillamente, tanto appunto ho comprato anche il coso che gli dà i croccantini da solo, quindi basta che le mie coinquiline gli aprono la porta, lei esce, poi bisogna tornare dentro. Poi è un cane calmissimo, non distrugge le cose, tranne diciamo ci abbatte, però prende le mie quindi e i suoi giochi, quindi è molto tranquilla, tipo non è una di quei cani che viene ti mangia i mobili oppure ti fa cadere le coperte dal divano, butta le cose a terra, cioè no, non è un terrorista, è un terrorista con la mia pelle, cioè mi morde di tutto, mi morde i piedi, mi morde il braccio, mi morde la schiena, mi morde i fianchi e mi fa anche molto male con quei dentini piccoli appuntiti, però vabbè, a parte questo. E comunque sono molto felice perché era un mio sogno, uno dei miei sogni, avere un cane. In ogni caso questi 5 cuccioli che sono rimasti a Romolo dovrebbero essere adottati almeno 2, anche perché lui ha già un altro cane, quindi tenerne 6 è impossibile. Dovrebbe tenere appunto vabbè, quello che ha e poi ne vorrebbe tenere altri 2, quindi 3 cuccioli devono per forza essere adottati. E niente, questa è la storia di Atena, sono felicissima. E avere un cane è una grossa responsabilità, però io mi prendo tutte le responsabilità del mondo e farò di tutto per garantirgli una vita felice e piena di cose belle.